Ciao! Allora, oggi fa freddo e sta piovendo fuori, allora abbiamo deciso di farmi di fare le crepes. Allora, le crepes. Si fa così fare le crepes. Quello del ciclo di crepes. Allora, gli strumenti sono questi da usare. Questa è la farina. Questa è già usata da Canetti, lì si vede che è un po' sporca, guarda. Però è la stessa, si prende questa, si mette in un piatto, io lo faccio tutto in breve, un po' di tempo, faccio in breve perché così voi capite come si fanno a casa le crepes. Si fa così, si prende la farina in breve e si mette qua, un poco di farina, poco, quello che serve. Poi dopo ci metti il latte, l'ho già fatto, non ho messo, sennò che ne faccio altre, che ci stanno già otto crepes qua dentro, quante ne voglio fare ancora. Allora, quindi ti metti il latte, sono io se fosse cadere, poi Fabio mi mangia perché l'ha pagato bene di questo. No, nessuno l'ha pagato, anzi dopo mi deve dare un ritardo. Io ce l'ho io latte. Poi dopo ci saranno le uova, se ne prende una, perché queste sono di struzzo, però tanto sono grossi, queste sono uova. Sei uova grandissime fresche di struzzo. Qui non ha messo struzzo, ha messo la gallina, però è sbagliato, questa è struzzo, è enorme. Andate, prendi l'uovo. No, non la gallina, prendi l'uovo. E poi lo batti, lo apri dentro, poi dopo mescoli. Ti viene una cosa del genere. Poi dopo la farina, no? Devi metterci un po' di zucchero dopo, perché sennò viene amaro. Qui ci metto un altro po' di zucchero. E poi dopo sbatti. Così, però vengono i grumi e quindi devi fare forza. Che ci stanno un sacco di grumi. Sto di fuori, No, fuori. Allora, ci stanno i grumi. Quindi devi sbattere i grumi. Devi schiacciare. E ti avvicini qua, li schiacci. Schiacci i grumi, schiacci. Quando schiacci i grumi, schiacci. Quando l'aspetto è tipo questo, è bello, qui ci escono 20 crepes qua dentro, 20. Allora, tu che fai? Cosa fa il cuoco? Fa così, prende questo, accende, mette la piastra, la mette sopra, questa è come la piastra del bar, questa è meglio della piastra del bar. Perché questa qua è più piccola, è maneggevole, si può prendere la piastra, si può mettere anche in mano, si può prendere, mentre al bar non lo puoi fare. Ok? Allora tu che fai? Tu prendi questo che si chiama ramaiolo, che è grosso, quello che non è quello che è pulitissimo. Allora è perché stanno i grumi vanno rotti. E poi si fa così. Tu prendi un po' di pastella, come quell'altra l'altra volta, la stessa pastella. Allora poi la prendi un po'. E poi dopo la metti qua. Che ho paura. Con la mano. Così. Devi cercare di farla più omogenizzata al massimo, capito? In questo modo. Questa è una crepes bellissima. Ha già la forma della crepes. Il sapore sarà buono e scommetto perché l'ho fatta io, l'ho fatta con le mie mani, queste mani qui. Ora questo qui si brucia. Calma. Guarda come si alza. E poi dopo va fatta saltare. Quando la faremo saltare? Sarà da ridere perché io non la so far saltare. Iniziamo, vediamo come sono. È cruda, quindi fa così, si alza un po' perché è fuoco. Un po' schifo, no? Ecco qua, se no non si cuoce più. Aspettiamo quei 20-40 minuti. Allora, la tecnica per vedere se è cotta sotto è questa qua. Allora, prendi la mano sinistra, aggrappi a questo qua, con la sinistra spinge, poi con la destra, con l'altra, cerchi di infilarlo senza rompere perché è un coltello, quindi magari prendi il manico del coltello e fai così. Poi mi ci vorrebbe un altro... Sono un po' handicappato in queste cose, comunque
prende, questo sta cucinando, sta cuocendo, poi dopo lo prende l'altro lato, indicapagine. È un po' spessa è venuta, Fabio, devo dire, è grossa come crepes, però va bene quasi per lo stesso. Oh, e adesso mi è andato il fatidico momento in cui... No. In cui la crepes è pronta per essere rigirata. E si va così, guarda. La prossima si fa con un po' meno. Questa qui non è una crepes, questa qui è una frittata. Quando si fa, si arriva a questo momento, si mette questo a scaldare sul fuoco. Così si fa, si gira. Senza orario si gira. Quando le mani iniziano a bruciare, quando il dito inizia a morire, si vede, si leva e si fa così. Si fa così. Così si fa. Metti qua. Questa è la prima crepes di Pisa. La crepes di Pisa. Mannaggia la miseria. Brucia la padella. Ecco qua, questo si mette così. Brucia pure la crepes. Oh, questa è la crepes più grossa che abbia mai visto, più spessa. Ora ve la faccio vedere. Faccio vedere, è spessa 2 cm. E 2 cm di crepes. 2 cm di crepes sono tante, cosa mia. Ce ne posso fare altre 4 con questa pasta. Quando siamo arrivati a questo punto, che la crepes continua ancora a cuocere, sente anche il rumore, è brutto questo rumore, non mi piace. Si chiude. Sono le microonde forse. Sono le microonde. Si chiude. Sembra una piadina, sembra. E un po' di kebab sopra. Questo è fatto, si mette. Mette qua. A freddare. Perché ora è rovente come il fuoco dell'inferno. Cotto e zuccherato.